a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Prima volta che faccio un video di questo tipo, perché siamo qui con una mystery box di quelle di Too Good To Go che ho preso al sushi, un sushi qua di Mantova, non so se dir, ma sì, vabbè, è Sushi One di Mantova. L'ho presa ieri sera, il ritiro era tra le 22.30 e le 23, quindi non potevo fare il video ieri sera, quindi ho messo tutta la roba in frigo una volta che si era raffreddata perché il sacchetto era bollente, ma non ho voluto scoprire cosa c'era dentro, quindi ho aspettato che si raffreddasse e non ho guardato niente, quindi lo scopriamo insieme adesso. Però prima di iniziare ad aprire la box e poi mangiare insieme, direi che, come al solito, di rito, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video e soprattutto, mi raccomando, lasciate tanti like se volete vedere altri video di questa tipologia. Allora, io spero che ci sia tanto sushi, però secondo me, perché qui tastando c'è tipo un bicchierino, Secondo me ci sarà dell'altro. Quindi direi di andare ad aprire insieme. Ve l'ho detto, l'ho presa ieri sera. E quindi adesso ci facciamo pranzo insieme. Allora, sì! Allora, dei nigiri. No, nigiri, uramaki. Degli uramaki, penso, col gambero fritto. Vediamo. Vediamo un po' se riesco ad aprirli. Sì! Questi qua non saranno buonissimi, allora sono degli uramaki con i gamberi fritti e sopra delle patatine tutte sbriciolate, proprio quelle dei sacchetti. Il profumo però è veramente ottimo e sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 8 pezzettini. Direi niente male, niente male, molto bene. Allora, prima cosina, ottima. Ok. In questo bicchierino c'è una zuppa. C'è una zuppetta, vediamo se riesco ad aprirla, vediamo, mamma mia, è chiusissima, e io come faccio ad aprirla adesso questa? È durissima, non riesco ad aprirla, ma ragazzi, cioè veramente è sigillata, non si riesce ad aprire. Va bene che, cioè, va benissimo perché essendo una zuppa, se no nel trasporto, sì, però, dai, e una paura di fare un disastro. Ah, sta venendo su un pochino alla volta, vediamo, no, sembrava ma non è. Però qua sembra... No, non è vero ragazzi, non riesco ad aprirlo. Se faccio così... Ah sì, se schiaccio... Vediamo... Sì, allora va un po' schiacciato il bicchierino. Allora, vediamo... Allora... Non so... No, non riesco a farvela vedere. Allora, sembra che ci siano dentro dei pezzi... di tofu o di seitan, non lo so, è tipo delle verdurine. Il profumo non è malvagio, speriamo che sia buona, questa ovviamente la devo scaldare, quindi poi per mangiare insieme la scaldiamo, questo invece si mangia così. E vediamo in questa vaschettina che cosa c'è, sono molto curiosa. Allora, se ci sono gli uramaki e la zuppetta, forse qua c'è un secondo, non so, del pollo... con le mandorle, oh, boh, non saprei, vediamo, scopriamo insieme, 3, 2, 1, sì, gli spaghetti, che buon profumo ragazzi, gli spaghetti di soia con le verdure, sono i miei preferiti. Allora, vado a scaldare tutta questa bella rubina, buona, eccetto quelli, e ci rivediamo fra un attimo per voi, invece fra un pochino per me, dopo che avrò scaldato tutto. Ma tra poco, non vedo l'ora di fare la pappa. Eccoci qui, io vedo del fumo. Allora, spaghetti con le verdure e ho visto mentre la scaldavo che ci sono anche dei pezzettini di frittata. E questa zuppetta che... Allora, il profumo devo dire che non è male, io non so se riesco a farvela vedere.
Adesso ci provo senza ustionarmi. Allora, questa zuppetta, secondo me, dentro del tofu o del seitan. A me non piace quella roba lì, però l'assaggeremo. E questi, che sono quelli di prima, non li ho scaldati né niente, ho scaldato solo queste due cose, stanno fumando, ho paura di ustionarmi, sono gli uramaki con il gambero fritto, bla bla bla, eccetera, eccetera. Poi abbiamo, oltre a queste cose, bacchette, forchetta, cucchiaio. Mi manca solo il coltello, ma visto che non ho niente da tagliare, non l'ho preso. Però le ho prese tutte perché ho detto, sa mai, perché questi qua mi sembrano un pochettino rotti, quindi con le bacchette non so se riuscirò a mangiarli. Allora, io ragazzi direi di partire dalla cosa che mi ispira di meno. Perché questi so che mi piacciono, questi so che mi piacciono, quella so che secondo me non mi piacerà. Quindi proviamo. Ho paura, ne prendo poca. Ecco, poca così. Allora, dentro c'è una roba rossa, una roba verde e un pezzettino di carota. Ma il profumo non è malvagio. Buona. È un po' piccante. È piccante. Tanto piccante. Vuoi assaggiarla, amore? Tu 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 Piano, eh? Non è che non è male? È piccante, è anche un po' acida, però non è male. C'è dentro dell'aceto qua. eh? Aceto. Sì, non c'è, non senti. Non è male, no, credevo peggio. Va bene, promossa. Ci sono anche delle alghe. No, no, è buona. Non male. Questo mega pezzo, adesso lo assaggio, voglio sapere cos'è. Ma questa è frittata. Però questo no. Vediamo. Questo è. Boh, sembra frittata. Non lo so, a me sembrava. O che è la zuppa di miso. Non l'ho mai mangiata, però la zuppa di miso ha dei pezzi dentro. Comunque, bravo Sushi One perché devo dire che è buona. Buona, buona. Un po' piccantina. Allora, assaggiamo gli spaghettini che per scaldarli ho aggiunto un po' di salsa di soia in padella, ragazzi, perché sennò. Tu 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 tu
Oddio. Un po' salatini. Secondo me perché ho aggiunto la salsa di soia. Un po' tanto salatini. Che buoni, però. Allora, io gli spaghetti di soia con le verdure e così li adoro, li amo.
Veramente buoni. Diamo ancora un po' di zuppetta. È arrivato il momento. Però voglio mettere un po' di salsa di soia. Vediamo. Metto un po' qui. Ok. Allora, adesso oggettivamente, essendo di ieri sera, il gambero fritto si sarà un po' ammollato, come anche le patatine che ci sono sopra. Però il sapore dovrebbe essere buono lo stesso. Assolutamente. Allora, il gambero è stramollato, però buono. Sempre buono, sushi, roba cinese, giapponese, impazzisco io. Dopo, è ovvio che mi piacciono anche i piatti italiani, però i piatti italiani li mangiamo tutti i giorni, ragazzi. Questi no, almeno io. Quindi quando li mangio sono sempre molto felice. Buona zuppetta. Secondo me c'è un addensante tipo, non saprei, forse l'amido di mais mettono dentro per addensare un pochettino, non saprei, però qualcosa c'è. Buono. Piace troppo. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, mi sa, prima che la box era da 4,99€, quindi 5 euro. C'è stato qualcuno di voi che mi ha scritto su Instagram quando è che faccio un quanto mi conosci al contrario, perché l'anno scorso tra i primi video, beh forse non i primissimi, abbiamo fatto un quanto mi conosci io Antonio, però io ho fatto le domande a lui, quindi
mi avete chiesto se lo facciamo al contrario. Quindi se Antonio prepara le domande, lo faremo, faremo un mukbang su quanto mi conosci, a parte inverse. Non sai niente di me. Certo, lui fa le domande a me. E vediamo se sarò brava. Lui dice che io non lo conosco, vediamo. Tra l'altro, ragazzi, ieri sera quando sono andata a prendere la box, sono arrivata io, sono arrivate a fiotte un sacco di persone, quindi si vede che avevano messo un sacco di box. Ma io quando l'ho presa era l'ultima, perché l'ho presa tipo alle 2 di notte. Ho preso la box alle 2 di notte ed era l'ultima. Quindi, meno male che non se le sono prese tutti. Cioè, tutte. Chi le ha trovate prima di me? E voi direte, che cavolo facevi svegliare alle 2 di notte? E non riuscivo a dormire. No, non avevo fame alle 2 di notte. Però, visto che mi era venuto in mente che avevo un buono per una vecchia box che avevo preso e stavo registrando il video, poi l'ho dovuto cancellare, ma non sto qui a spiegarvi. Diciamo che avevo avuto una brutta sorpresa da un'altra parte, quindi ho dovuto segnalare la cosa, che la roba che c'era dentro non era... cioè, era proprio andata male. E quindi mi avevano fatto un buono da spendere per un'altra box. Visto che era già passato un pochettino di tempo, ho detto, andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante. E quando ho visto la box di ho detto, mia! Sono un disastro, prendetemi così. Inizia ad essere un po' piena. Dico la verità. Però almeno gli spaghetti li voglio finire. Buona. Buona, buona, buona. Oggi proprio felice del mio pranzetto. Antonio si è mangiato un toast. Perché devi dire queste cose? Perché non me ne davi neanche un po'. Ma non è vero! Ti stavo lasciando 2 ore a macchina, adesso me li mangio. No, ma quelli non li voglio. Perché? No.
buoni freschi. Ah, non li vuoi, sei sicuro? Va bene. Farò questo sforzo. Ultimo uramaki, la zuppetta non la finisco, ragazzi. Sono proprio felice. Felice. Felice, 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 vabbè. Allora ragazzi, per questo video tutto, ho lasciato proprio 2-3 cucchiai di zuppetta. E mangiala? No, basta. Come basta? No, non te faccio, in pieno. C'era un botto di spaghetti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se volete vedere altri video di questa tipologia o dove mangio sushi cinese, così come mukbang, fatemelo sapere. Se invece volete vedere altri video... altri video mukbang con una box di Too Good To Go. Oggi ci è andata bene, devo dire la verità. Chissà se ci andrà altrettanto bene. Bene, niente, oggi non riesco a parlare. Chissà se ci andrà altrettanto bene eventualmente con altre box, però possiamo provare. Fatemelo sapere nei commenti. Io vi mando un bacione, mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao, mi raccomando lasciate i like.